Mister Basile, una vittoria sofferta, la prima in campionato. Come ha vinto questa partita, mister, contro Manfredonia che ci è sembrato comunque in palla? Sì, vi dico, il Manfredonia è stata una delle, forse la migliore squadra che noi abbiamo affrontato in questo momento, nelle ultime tre partite. Veramente ci ha messo in difficoltà. Noi chiaramente sapevamo che prima o poi doveva girare con un pizzico di fortuna, no? Perché ci stava girando tutto male, anche noi abbiamo peccato in qualche errore. Per noi è una vittoria troppo importante, perché ci lascia un po' più tranquilli, lavorare con più serenità, perché abbiamo da inserire due o tre giocatori che sono qui da una settimana, primo anno in Italia, per loro è veramente difficile l'impatto, quindi questa vittoria ci lascia tranquilli. E chiaramente adesso non abbiamo tempo per godercela, dobbiamo subito pensare alla partita di sabato, perché sarà una gara dove dobbiamo cercare continuità. Migliore in campo Moliterno, senza tema di smentita. Ma guarda, Francesco è un portiere che la sua età ha preso per fare la differenza e noi ci aspettiamo questo da lui, però tutta la squadra oggi ha giocato con grandissima carica, con grandissima, diciamo, attenzione, perché sapevamo che in questo campo le transizioni, le seconde palle, i duelli erano veramente importanti da vincere, e diciamo che il primo tempo è stato perfetto per me. Il secondo tempo chiaramente ha spinto il Manfredonia, però noi abbiamo saputo soffrire, e se capiamo anche questo, che dobbiamo saper soffrire, allora faremo strada. Mister, che Serie A sarà e che Serie A farà la sua squadra? Ma noi dobbiamo... molto più quotata di quello dell'attuale classifica, il suo Napoli. Sì, ma alla fine sono passate soltanto 4 giornate, noi dobbiamo soltanto trovare continuità, lavorare, inserire i nuovi, e cercare in questo momento di far punti, poi faremo i conti più in là, perché alla fine quello che conta è essere squadra in questo momento, perché poi le partite che contano verranno, diciamo, non che non contano, figuriamoci, contano tantissimo, però alla fine bisogna arrivare pronti nella seconda fase della stagione. In questo momento dobbiamo far punti in qualsiasi modo, integrare i nuovi e lavorare. Padova è la squadra da battere o è presto, mister? No, è la squadra da battere, il Pesaro. Il Pesaro per me è una spanna su tutti, giocatori internazionali, giocatori che fanno finali mondiali, quindi grandissimo merito al Padova per la classifica che ha, ma la squadra da battere è sempre il Pesaro. Grazie, mister, buon rientro. Grazie a voi.